Ciao a tutti ragazzuoli, sono Petro con il Tanke e questo è un nuovissimo video che faccio, questa volta nella serie Nella Terra di Steve, quindi Minecraft, nella puntata numero 9. Oggi faremo tante belle cose che vi avevo già preannunciato nella scorsa puntata. Partiamo facendovi vedere come sempre le novità, e c'è una novità bellissima che ve la faccio subito vedere, vi ci porto là direttamente. Oltre ad aver fatto una bellissima scala per salire comodamente qua sopra, c'è uno zombie. Avete sentito anche voi? Che porta poi alla nostra farm di mucche, che oggi abbelliremo, perché sono andato a prendere la terracotta. Siamo andati nella scorsa puntata a prendere le fave di cacao per fare la terracotta marrone. Vedrete tra poco. Ma innanzitutto vi faccio vedere la novità. È lassù. Mi spiace per i caricamenti dei chunk che non sono tantissimi, ma ci vediamo direttamente là, dai. Ed eccoci arrivati, signori miei. Ecco a voi la mia torre. L'ho fatta in alto sopra la montagna, come potete vedere l'ho fatta particolare, con delle forme particolari, perché all'inizio è stretta, poi si allarga un po', poi dopo si stringe, poi si riallarga per arrivare in alto, che poi non vedete, ma c'è un'altra cupola. Ma adesso entriamoci, ve ne parlo subito. C'è stato un giorno in cui non avevo niente da fare, non avevo abbastanza tempo però per fare una puntata della serie principale di Minecraft, allora ho detto vabbè, iniziamo un po' a costruire. Poi mi sono preso bene, ho continuato anche i giorni dopo ed è uscito questa. Allora, questo è il piano terra, signori, niente di che. Ci ho messo giusto l'indispensabile con una cassa qua dietro, dove ho lasciato tutti i materiali di costruzione, chiaramente. Poi dopo, saliamo. Il primo piano è vuoto ed è un piano di appoggio, dove si allarga leggermente la torre. Poi saliamo ancora. C'è un altro piano dove si allarga ancora di più e dove ho messo i vetri, dove puoi già guardare di sotto. E infine c'è l'ultimo piano, il mio preferito, perché da qua vedi il mondo, signori, vedete il mondo. Adesso c'è un basso caricamento di chunk e perciò il mondo non si vede, perché se registro con un caricamento chunk elevato non riesco e lagga tutto, quindi lo devo abbassare di necessità. Però fidatevi, si vede benissimo. E tra un po', quando cambierò computer, comunque quando potenzierò i miei mezzi, vi farò vedere che spettacolo c'è da quassù. Ma magari vi faccio vedere una foto, tipo, adesso? Sì, dai, vi faccio vedere una foto adesso. Ad ogni modo, finite le novità, ciancio alle bande e andiamo a costruire la famosa testa di mucca che deve stare attorno alla nostra farm di mucche, appunto. E iniziamo a costruire. Allora, la faccia della mucca la voglio da questa parte, ok? Perché così da casa posso vedere la testa della mucca. Questa cassa va tolta, quindi mi prendo tutto questo grano, ma mi sa che non ho neanche abbastanza terracotta, infatti devo tornare a casa a prendere tutto il resto della terracotta che ho già preso. Quindi ci vediamo a casa, prendo la terracotta, creiamo il colorante, anzi creiamo già direttamente la terracotta colorata, insieme chiaramente tra poco, e poi dopo iniziamo a costruire la testa. Ho preso la terracotta, ho preso le fave, sono già qua dentro. Ciao Fuffalfalfero, avete votato voi il nome di questo cane e lo chiamerò come mi avete detto. Magari un giorno gli metterò anche la name tag, per adesso ne ho solo una, non vorrei utilizzarla per questo. Ad ogni modo iniziamo. Allora, prendiamo la terracotta, la mettiamo qua dentro e mettiamo le nostre fave. Quanto ce ne servirà? Molto di più, direi. Mettiamo direttamente un intero stack e vediamo quanta ne esce. Un intero stack, chiaramente che è stolto. Quindi facciamo, ma anche due stack, direi. A parte che la crafting table ce l'ho anche là, però non si sa mai. Vi porto due stack di terracotta marrone, 9 pezzi di terracotta bianca, spero che bastino, al massimo ne faccio altri, e terracotta rosa, terracotta ciano, ne ho un pochino qua, con i cactus si fa la terracotta ciano. Quindi iniziamo ad andare e poi vediamo, perché nel caso se non ci basta quello che già abbiamo, torniamo indietro e semplicemente facciamo la nuova terracotta di quel colore che ci serve. A tra poco. Ed eccoci subito arrivati qua. Iniziamo, prendiamo la terracotta marrone, perché sarà il colore principale della nostra mucca, e la piazziamo. La facciamo di 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 blocchi. Quindi sarà radente da questa parte e da questa parte. Mentre di qua, essendo di 3 blocchi, lascerà 2 blocchi da questa parte e 2 blocchi da questa parte, ok? Perciò, qua ci va un blocco marrone e qua ci va un blocco marrone. Dopodiché,
Qua ci va un blocco bianco, qua ci va un blocco bianco, qua ci vanno dei blocchi ciano. Perfetto, abbiamo iniziato a costruire. Andiamo avanti. Marrone, marrone, bianco, 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 marrone, 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 marrone. Ci siamo. Qua ci servirà il nero. Non ce lo metto perché in questo momento non ce l'ho. Mettiamo 1, 2, 3 blocchi bianchi. E abbiamo già iniziato a dare forma alla nostra faccia di mucca. Poi, con la nostra terrina, saliamo. E qua mettiamo uno strato marrone. 1, 2, 3. Dopodiché, qua ci andrà un pezzo nero. Qua ci andrà un pezzo nero. Qua ci va un pezzo bianco. E poi faranno la forma dell'occhio. Vado a creare della terracotta bianca e della terracotta nera. E ci rivediamo qua. Anzi, vi dico di più. Ci vediamo direttamente quando avremo creato la facciata della mucca. Ed eccoci qua, signori miei! Guardate che bello! La faccia di mucca sembra proprio una faccia di mucca. Adesso che abbiamo preso anche il materiale necessario per costruire il resto, beh, andiamo avanti molto semplicemente e proseguiamo da questa parte con la costruzione della nostra testa. Cosa facciamo? Mettiamo uno strato di 3 blocchi, così. Dopodiché saliamo, prendiamo quella rosa di terracotta e nel terzo blocco ne mettiamo una. Qua mettiamo la terracotta marrone ancora e poi allarghiamo di uno. Andiamo avanti tirando in su, non con la terra direi. Terracotta marrone, terracotta marrone, rosa, rosa, marrone e rosa. E poi concludiamo chiaramente con uno strato di terracotta marrone. Vi chiederete perché ho fatto ciò? Molto semplice, perché la mucca nel lato della testa ha questa macchia rosa e poi ha il corno che adesso costruiamo. Cosa bisogna fare? Saliamo. Il corno parte da qua. Uno di terracotta nera, poi uno di terracotta ciano e infine uno di terracotta grigia che ho creato qua, grigio chiaro, lei stessa. Tac. Ora scendiamo e vi farò vedere il risultato. Vi piace? Spero di sì. A me piace, ma non è mica finita la storia. Adesso, dietro lasciamo perdere un attimo, ripropongo da questa parte la stessa cosa e ci vediamo al termine di questa. Guardate ragazzi, quel blocco buggato là sulle scale barrate nel muro. Comunque, vi dico che ho quasi terminato anche questa facciata. Basta che mettiamo come prima, qua la parte nera, ciano e grigio che chiaramente ho rimesso dentro perché sono una testina di cavolo, quindi ci spostiamo e abbiamo finito anche con questo corno. Ora scendo qua, prendo questo povero blocco buggato e aspetto a fare il tetto perché il tetto sarà particolare. Dobbiamo fare il dietro chiaramente. La testa di mucca dietro si comporrà così. Innanzitutto ci saranno i blocchi messi per così. Qua ci sarà una porta e perciò rimarrà così, ok? Dopodiché qua ci vanno ancora pezzi marroni. Sopra la porta dobbiamo fare questo. Saliamo da qua senza costruire pillar. Qua ci sarà un altro strato marrone. Poi ci vorrà e sarà il momento della terracotta bianca, perché le mucche in testa hanno una macchia. Quindi 1, terracotta marrone. Poi 2, terracotta marrone. E poi 1, 2, 3, 4, terracotta marrone. E siamo arrivati alla costruzione anche della facciata dietro. Come potete vedere, manca solo il tetto, che si comporrà così perché anche sul tetto, signori, c'è una macchia. Qua ci andrà lo strato marrone e poi continuerà un po' la macchia che viene dalla parte davanti e si concluderà così, in modo da farla sembrare una mucca vera. Ed ecco qua, conclusa la nostra testa di mucca. Adesso scenderò facendomi male. Perché chiaramente non ho feather falling. Saliamo a togliere questa inutile terra. Mettiamo un po' di torce, perché qua dentro chiaramente non devono spawnare minimamente dei mob che non siano mucche. L'unico cambiamento che dovrò fare sarà che qua dietro, è vero che serve per la manutenzione, ma serve anche per metterci un letto per poter dormire in caso di necessità e una crafting table. Cambierò il pavimento, sì, ma non adesso, non ho voglia. La cosa che farò adesso sarà fare l'altra parte della puntata, ma ci vediamo direttamente nel luogo in cui la faremo. Ed eccoci qua, ragazzi. Vi chiederete, dove sei? Allora, siamo molto vicini alla casa, e come potete vedere alla farm di selce che è lì,
Siamo sotto la montagna, quindi là sopra c'è la torre e là c'è la farm di mucche, e siamo qua per fare gli incantamenti. Perché mi sono a lungo chiesto dove e come volessi fare la mia stanza degli incantamenti che faremo oggi. E la mia risposta è stata: perché non fare una casetta dedicata, che sembri rurale, che ricordi le case delle streghe? Ecco, e ho deciso di farla qua, che entra nella montagna. Dove ci saranno dei comignoli, sarà fatta di tanti materiali e molto semplicemente io farò lo schiocco delle dita e voi la vedrete. Tipo così. Ed ecco qua la nostra casetta. Vi sembrerà solo un ammasso informe di roba, ma ve la faccio vedere. La nostra casetta si compone di tantissimi materiali, come avete visto, di un'entrata qua. Quest'albero non credo che lo lascerò, sinceramente, ne farò magari crescere altri qua. Quest'acqua rimarrà. E ci farò una specie di pontile sopra. Per adesso l'entrata è qua. Dentro la casa troverete un albero. Qua sopra c'è un camino. Qua ci sono giusto le cose che ho lasciato un attimo. Qua ho messo dentro un po' di roba tipo il mio arco, eccetera. Ho ancora le cose nell'inventario di prima. E qua ci sarà la nostra stanza degli incantamenti. Ci tenevo a farla un po' storta, un po' come se sembrasse fatta a caso, perché in effetti l'ho costruita un po' andando a intuito. E i materiali infatti sono strani, il legno, c'è un albero in mezzo alla casa e qua ci sarà tutto ciò che ci serve per incantare. L'ho fatta più larga in qua di uno. Vedremo se dà il massimo della potenza alla nostra tavola degli incantamenti che sarà qua. Nel caso sposto e riduco di un pochino la stanza, non è un problema. Ma adesso andiamo a creare le librerie e il tavolo degli incantamenti. Allora, io inizierei a trasformare tutto in legno, però inizierei a fare il nostro tavolo degli incantamenti. Manca solo l'ossidiana, che avevo dimenticato di prenderla. Mettiamo questi due, mettiamo il nostro libro e prendiamo il nostro tavolo degli incantesimi. Tanta roba, vero? Dopodiché prendiamo tutto il legno che abbiamo trasformato e quindi lo mettiamo così. Mettiamo i nostri libri qua in mezzo e facciamo un po' di librerie. Abbiamo fatto 17 librerie, non so se mi bastano, per adesso andiamo a iniziare a posizionarle perché poi vorrò fare tutta la stanza completamente piena di librerie, però dovrei andare alla farm di mucche a prendere altra pelle, che ce n'è tantissima, però dovrei andare là. Quindi iniziamo a piazzarla e poi vediamo il resto che ci serve per costruire, per finire la nostra libreria. Andiamo là, prendendo un po' di lapislazzuli. Però mi ero dimenticato di dirvi una cosa, una novità importantissima. Guardate qua, ho trovato Mending. L'ho trovato dentro uno spawner, vi metto la foto. Ho avuto fortuna, è rarissimo da trovare, è rarissimo, l'ho tenuto lì. L'ho tenuto lì per utilizzarlo in un'eventuale futura elitra. Sono contentissimo. Ma adesso andiamo, mi porto dietro anche i diamanti, mi porto dietro il legno, eventualmente per fare, che so, un piccone o qualcosa del genere, da poterlo incantare. Quindi andiamo là. E iniziamo a costruire la nostra casetta degli incantamenti. Ho messo giù la nostra libreria, però come potete vedere, guardate qua, il massimo è 15, perciò oltre a dover completare questa parte qua, mi sa che dovremmo avvicinare la stanza e renderla più piccola. Quindi vado a prendere altra pelle nella nostra farm di mucche, che è proprio qua dietro, anzi vi ci porto così vedete un po' il percorso che bisogna fare. Qua c'è una mini caverna, ma non ci interessa. La vedete là? La nostra piccola farm di mucche? Che chiaramente non ho ancora completato. Ecco, sì, per la prossima puntata vi dico già che finirò la farm di mucche, cioè metterò la porta, cambierò il pavimento, metterò la cassa, quindi le cose normali. Ma adesso mi interessa solo venire qua e prendere tutto il cuoio, prendere un po' di cuoio. Anzi, mettiamo già da subito la cassa e la mettiamo qua sopra. Mettiamo una doppia cassa così, così non sta male. La riempiamo col grano e andiamo a prendere le canne da zucchero. Come sapete, non ci mancano perché, se vi ricordate, io ho tutta la costa fatta di canne da zucchero. Andiamo a finire la nostra libreria, poi la spostiamo. Comunque, facciamo tutto ciò che ci resta da fare. Visto che questa puntata mi sa che è già bella lunga, ci vediamo direttamente quando dovrò piazzare i blocchi della libreria. Tanto sapete come si fanno. Ed eccoci qua. Piazziamo questi due e vediamo cosa ci dice. 18, non va bene. Dobbiamo avvicinare questi. Rimettiamo giù la nostra libreria e vediamo se funziona come si deve, come dovrebbe. 30 di efficienza, perfetto. Col restante della libreria non riduciamo la nostra, appunto, libreria, ma la mettiamo uno in più indietro per farla come se si allargasse. E farò lo stesso di qua. Adesso facciamo un bel piccone diamante.
Lo mettiamo qua dentro e vediamo che cosa ci dà. Vi ricordo che non credo di avere abbastanza livelli per niente, infatti, mettiamone 3, 1, 2, 3. Non ho abbastanza livelli. Non farò questi due chiaramente, farò Efficiency 4, che già è già una bellissima cosa. Perciò adesso lo tengo via per un momento e nella prossima puntata lo vedrete già bello che incantato. E vedrete già tanti libri che avrò incantato, che avrò preparato per l'occasione. Poi qua metterò una anvil, metterò delle casse, abbellirò questa casetta. In ogni modo, dico che la puntata si conclude qua perché è già bella lunga. Ho fatto cose che mi hanno impiegato tempo, già solo costruire questa casa ci è voluto un bel po'. Quindi vi dico che la puntata si conclude qua. Vi ringrazio tanto per la visione, vi invito a cliccare mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, perché potrebbero piacervi anche i prossimi di video. Vi dico cosa faremo nella prossima puntata. Innanzitutto troverete, come già detto, qua tutto concluso. Troverete dei libri incantati e troverete il nostro piccone, che adesso è là dentro, già incantato. Inoltre andremo a minare e vedremo se riusciremo a trovare dei diamanti, perché nella nostra decima puntata il diamante può accompagnare solo. Quindi, signori, vi auguro una buona continuazione e ciao ciao belli. Ciao 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 ciao, che bello, c'ho gli incantamenti adesso.